Se c'è una cosa di cui agli antipodi del burka si può andare fieri, è questa: la libertà della bellezza. Ci piace essere l'oggetto della situazione. È tipico della donna volere lo sguardo dell'uomo. Altrove, la bellezza femminile è considerata pericolosa per l'ordine sociale. In arabo, fitna. Ho letto di una parola, fitna. Sì, la parola fitna vuol dire quando c'è disordine sociale, ma anche fitna può essere il desiderio sessuale di donne fuori del matrimonio. Da noi, invece, i volti delle donne rendono sopportabile l'esistenza degli esseri umani urbanizzati. Domano l'orrore del quotidiano. Come sono le donne? Buone. Eppure, nonostante le donne avanzino in tutti i campi della società, per cui dobbiamo dimostrare in meno tempo, perché comunque c'è un tempo, che tu sei brava. Si è aperta una vertigine di infelicità nei loro occhi, una sofferenza che chiama in causa noi maschi, che ci accusa. Facciamo veramente dei, almeno io, dei sacrifici infiniti, dei salti mortali, figli la bambina, porta la bambina, corri, la riunione dei genitori, poi ritorni in ufficio, insomma veramente... Il marito? E io sono divorziata. Sì, perché la bellezza delle donne agli antipodi del burka è forte ma infelice. Ed è di questa bellezza che noi alla fine del nostro viaggio vogliamo provare a comporre un ritratto. È la domanda che abbiamo posto più di frequente. Sono più forti le ragazze o i ragazzi? E la risposta è stata sempre questa. Ragazze. Secondo me la donna. La donna. Generalmente sempre la donna. Onestamente. Sì. Chi decide? Lei. Lei? Sì. Sì. Io. Chi decide? Lei. Io sono più forte degli uomini, mi sento più forte. Perché? Perché il potere è nostro. Io valgo, mi sento di valere. La domanda è: ma da dove nasce tutta questa forza? Ecco da dove nasce. Dal nostro sguardo. Gambe 6. Culo? Culo è da 7 però, perché è piccoletto. Noi maschi, insomma, abituiamo le donne fin dalla più tenera età ad essere valutate pezzo a pezzo. Ormai sai cosa? È diventata una cosa talmente naturale che ormai non ci faccio caso. E le donne? Lo sento sempre il peso. Non solo durante l'estate. Sono sempre molto attenta. Sento l'attenzione che devo dare al mio corpo perché... Non mi lascio mai andare. Perché l'estetica adesso è diventata fondamentale. Tu hai mai affrontato una grande prova, la tua bellezza? Sì. Che cosa? Il naso. È rifatto. Per gli uomini che l'hai fatto? Sì, magari sì, per non essere criticato. Per compiacere lo sguardo o per sottrarsene, acquisiscono una rigidissima disciplina nella gestione del corpo e dunque del tempo. Ci racconti le donne di oggi, come sono? Dall'osservatore di una massaggiatrice. Un po' stressate, troppo stressate. Lei lavora? Sì. Vogliono fare tutto in poco tempo. Dove lo trovo il tempo? Cerco di organizzare il mio tempo per poter venire. È solo una questione di organizzazione e soprattutto di allenamento. Allenamento fisico e mentale. Oddio. Quando si vuole, si può. E così diventano invincibili. La donna ha una capacità che l'uomo non ce l'ha. La donna adesso sovrasta l'uomo. Sovrasta? Sì, proprio lo sovrasta. E in che modo? In tutti i modi. La donna comanda, la donna è capo. La donna lavora, la donna riesce a fare da madre, da padre, da tutto. Un uomo solo non riesce a fare nulla. L'uomo è perso senza la donna. E oggi, persino la donna oggetto, è un oggetto contundente. Eccole qua! Oggi tu sfili in intimo, ti senti oggetto? No. Cioè tu non sei un oggetto stasera, non ti senti un po' un oggetto? La persona ti giudicano, ti guardano. No, anzi... Nella vita bisogna essere giudicati per andare avanti. E la debolezza intrinseca della esposizione forzata si trasforma in un atto di forza inesorabile. Ho l'impressione, sì, che da qualche tempo le donne siano tutte più belle. Mm. È vero? Stavamo notando anche noi. Cioè, se vede la differenza, è qualcosa che è cambiato. Insomma, le donne, a forza di essere così capaci di curarsi, belle, eccetera, alla fine mettono gli uomini addirittura in condizioni di impotenza, no? Li pietrificano. E come si manifesta questa forza?
Sul lavoro? Sì, nella direzione marketing decisamente sì, siamo donne al 90%. Siamo un'azienda di sole donne. Se invece sali di livello? Sono uomini. A livelli, primi livelli, quadri, sono la maggior parte sono uomini. No, sul lavoro no. In politica? Abbiamo la più bassa rappresentanza femminile nel Parlamento, anche di alcuni paesi africani, quindi proprio non solo il fanalino di coda in Europa, ma anche nei cosiddetti paesi in via di sviluppo. Una donna che c'è là significa un uomo in meno che lo amministra, e quindi lì la battaglia si fa dura. Noi donne serviamo purtroppo solo quando facciamo costume. Dunque, qui la nostra fitna, il nostro disordine sociale. La società italiana è una dittatura del sesso debole. Gli uomini invidiano qualunque cosa perché hanno perso potere, hanno perso la capacità di essere dominanti, e lo sono semplicemente con l'economia, e quindi pensano che col denaro si possono comprare tutto quello che invidiano. E questa dittatura del sesso debole può essere spiegata con una sola parola. Per capirlo dobbiamo investigare il velo nocciolo del potere femminile, la vera arma della supremazia, il piacere. È chiaro che noi donne abbiamo la fortuna di poter avere più orgasmi. Quando una donna ha un orgasmo, è come un uomo, è diverso. Forse meglio. È più intenso del nostro. Non si sa mai se sia per vero o per finta. Penso che a volte ci prendano anche proprio a fare il culo. Le donne, nel terreno del sesso, sono completamente dominanti. Perché la donna è diventata un po' come l'uomo era una volta. Sempre più spesso le donne sono parte attiva e sono come posizione sessuale sopra all'uomo. Questo è vero perché mentre storicamente appunto la regolazione della sessualità era in mano dell'uomo, oggi la regolazione della sessualità è più in mano della donna che dell'uomo. Le donne, prima di tutto, scelgono. E forse questo mette in, come dire, non in soggezione, però magari hanno più paura del giudizio delle donne, e hanno anche paura, non so, di essere messi sotto esame. E siccome scelgono, giudicano. Dipende da quanto è bravo lui, perché se lui non è bravo, bisogna fingere. E siccome giudicano, costringono l'uomo a sentirsi tale solo se le soddisfa. Gli uomini sono terrorizzati da questa storia della dimensione. Sì, fanno bene. E attraverso la gestione di questo senso di colpa, ognuna donna quando vuole ci fa capire l'uomo che è sempre colpa sua. Dominano completamente i maschi. A me piace di più che comandi la donna, piace essere sottomessa. E li costringono all'impotenza. In cosa consiste la bravura dell'uomo? Ma io infatti non ho mai detto che gli uomini sono bravi. È la donna che è brava. E quello che un tempo era per la donna un problema. Io quando voglio venire vengo. L'orgasmo. E magari non con tutti vuoi arrivare all'orgasmo, perché quella secondo me è una donazione che fa la donna all'uomo. Oggi è diventato un'arma. Però il fatto è che loro lo pretendono. Se non glielo dai, non va bene. Se loro invece non soddisfano te, fa niente, sarà la prossima volta.